Ma che problema hai? Perché non fai come ti dico? Non seguirmi come un cagnolino del cazzo. No. Sarebbe un buon momento per ricapitolare quanto sappiamo dei devianti. No, non è un buon momento per ricapitolare niente, perché sono in pausa pranzo. Perciò, mettiti in stand-by e piantala di rompere, ok? Ecco qua. Ah, grazie, cari, ho una fame. Non lasciare lì qualcosa. Ah, non preoccuparti, mi segue ovunque. Visto? Il suo pasto contiene calorie 1,4 volte il fabbisogno giornaliero e il doppio del colesterolo. Non dovrebbe mangiarlo. Di qualcosa si deve morire. Lei non paga il pranzo. Gary è un amico e ci scambiamo spesso dei favori. Forse vuole che le dica cosa sappiamo dei devianti. Mi leggi nel pensiero. Prego. Crediamo che il software di alcuni androidi sia afflitto da una mutazione che li porta a emulare le emozioni di un umano. Falla facile, grazie. Non provano vere emozioni. Si fanno travolgere da istruzioni irrazionali che inducono comportamenti imprevedibili. Le emozioni mandano tutto a puttane. Gli androidi non sono poi così diversi da noi. Posso farle una domanda personale, tenente? Perché odia tanto gli androidi? Ho i miei motivi. C'è qualcosa che vuole sapere di me? Io no, anzi, sì. Perché avete questo aspetto scemo e questa voce del cazzo? Gli androidi sono progettati per operare in armonia con gli umani. Sia il mio aspetto che la mia voce sono concepiti per facilitare la mia integrazione. Hanno toppato. Ti sei mai occupato di devianti? Qualche mese fa, un deviante minacciò di buttarsi dal tetto con una bambina. E io l'ho salvato. Scommetto che hai fatto i compiti, vero? Svolgere indagini sulla mia vita. So che al diploma è stato il migliore. Si è distinto per il suo lavoro, diventando il tenente più giovane di Detroit. So anche che ha ricevuto vari richiami disciplinari negli ultimi anni e che frequenta spesso i bar. Quindi dove vuoi arrivare? È un ufficiale di polizia esperto e vorrei la sua fiducia. Sono certo che collaborando potremo risolvere il caso. Ho avuto un rapporto su un deviante sospetto, a pochi isolati da qui. Diamo un'occhiata. La lascio al suo pranzo. Sono in macchina se ha bisogno. Hai le batterie scariche? Mi scusi, facevo rapporto alla CyberLife. Ah. Hai deciso di accamparti nell'ascensore? No, sto arrivando. Cosa ne sappiamo di questo tizio? Non